Grazie Presidente. Ma si dovrebbe evitare appunto di ridurre la Liguria in un far west, quello della giustizia fai da te, perché è questo effettivamente il rischio a cui andiamo incontro se portiamo avanti delle istanze di questo genere, e non è così che si tutelano chiaramente le vittime della criminalità. Poi dobbiamo aggiungere un dato che è stato già segnalato in questa discussione e dobbiamo comunque sottolinearlo. Ci sono precedenti molto recenti di leggi analoghe regionali proposte dalla stessa parte politica, grosso modo del Partito Unico, e che sono state impugnate dal governo. Governo che in realtà, possiamo anche dirlo, in concreto non sta facendo granché a livello di lotta contro le mafie e per tutelare le vittime di criminalità. Diciamo che dopo il piano casa, che è stato impugnato a livello incostituzionale, dopo la legge sulla caccia, anche questa impugnata a livello dal governo a livello costituzionale, ora rischiamo di trovarci una nuova norma, pure questa, e stiamo rischiando di battere i record forse a livello regionale di norme che vengono approvate in Consiglio regionale Liguria e poi impugnate a livello governativo perché legittimamente incostituzionali o con parvenza di incostituzionalità. Quindi qui stiamo cercando probabilmente di battere ogni record. Questo provvedimento, dicevo, è già stato impugnato ad aprile, quindi un paio di mesi fa, in Veneto, e violerebbe, secondo l'impugnativa, diciamo, del governo, violerebbe il principio di uguaglianza previsto all'articolo 3 della Costituzione. Articolo 3 che afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. E violerebbe le previsioni costituzionali di cui all'articolo 117, che appunto, essendo previsioni costituzionali, prevede e riserva questo articolo all'esclusiva potestà legislativa statale la materia dell'ordine pubblico. Quindi, per evitare norme che indirizzino verso un far west, diciamo ipotizzato, la Liguria, la nostra regione, e per evitare leggi comunque che siano solo manifesti e senza nessun provvedimento effettivamente concreto, ci chiediamo cosa intende fare veramente e concretamente la Giunta Toti per contrastare il dilagare delle mafie sul nostro territorio o comunque del malaffare e tutelare effettivamente le vittime della criminalità. Quanti fondi si vogliono investire per questo scopo? Noi in Liguria abbiamo il ciclo dei rifiuti più costoso d'Italia, oltre 200 euro pro capite, ed è un dato che è stato segnalato anche in una commissione straordinaria a Roma proprio sul ciclo dei rifiuti nazionale, e si parlava della Liguria. Sono oltre 200 euro pro capite, dicevo, e se è vero quello che diceva Giovanni Falcone di seguire i soldi e troviamo le mafie, forse la strada ce l'abbiamo sotto gli occhi, cioè effettivamente dovremmo andare lì a investire i nostri sforzi per contrastare le mafie e tutelare quindi chi è vittima in questo senso di ecoreati, di ecomafie. Perché da quella commissione nazionale era venuto fuori un altro dato importante, che la nostra regione Liguria è quella che ha il più alto numero di ecoreati a livello regionale sul territorio nazionale. E allora, come diceva prima Alice e anche noi tutti, i nostri interventi nel Movimento 5 Stelle, la Liguria effettivamente ha una pesante infiltrazione su determinati settori di ecomafie che sono state oggettivamente enumerate e sottolineate da quella commissione straordinaria.
Oltretutto c'è da dire che oltre ad avere il maggior numero di ecoreati a livello nazionale, qui abbiamo fatto di tutto per eliminare il presidio anche territoriale. Ricordo che non abbiamo quasi più nessuno sul presidio territoriale per quanto riguarda la polizia provinciale, che svolgeva un ruolo fondamentale nel presidio territoriale, appunto, e quindi nella lotta agli ecoreati. A livello nazionale, quindi, ricordo che anche il governo Renzi sta facendo e ha fatto di tutto per smantellare il corpo forestale dello Stato e quindi diminuire ulteriormente il presidio sul nostro territorio. Quindi siamo una regione in balia del malaffare, possiamo dire, in balia delle ecomafie. E allora urge un impegno concreto da parte della Giunta Toti, di tutto il Consiglio regionale, di tutte le forze politiche che compongono questo Consiglio regionale, di indirizzarci pesantemente contro le ecomafie e in generale le mafie presenti nella nostra regione. Ad esempio investendo soldi nella formazione antimafia della polizia locale, nelle scuole per fare cultura di legalità, negli enti pubblici, quindi in generale. Investire anche nel settore dei beni confiscati e poi fare in modo che il tavolo della legalità, che dovrebbe essere un tavolo garante appunto di questa legalità, sia convocato con estrema regolarità ed elevata frequenza in un territorio come questo che, dicevo appunto, è in balia di questi ecoreati e di questi reati. Allora solo così potremmo effettivamente tutelare, come dicevo, i cittadini, tutti i cittadini onesti e tutte le in generale vittime della criminalità. Abbiamo l'impressione però che, dati alla mano, in questo anno la Giunta Toti stia un po' temporeggiando troppo su questi temi, stia sottovalutando il problema, come d'altra parte in altre regioni anche lo stesso Maroni in Lombardia sta facendo. Il modello lombardo di disinteresse maroniano, diciamo, sul problema delle mafie, non vorremmo che fosse importato anche qui in Liguria. Quindi concludo questo intervento dicendo appunto che dovremmo indirizzare la nostra attenzione verso ciò che di concreto abbiamo sotto gli occhi, cioè il maggior numero di ecoreati li ripeto per promemoria, il maggior numero di ecoreati a livello nazionale nella nostra regione Liguria. Abbiamo il ciclo dei rifiuti più costoso nella nostra regione e qui la soluzione potrebbe essere appunto quella di indirizzare le politiche verso i rifiuti zero e quindi evitare di costruire ulteriormente discariche, di costruire inceneritori, di costruire anche quei famigerati biodigestori che in realtà di bio, cioè di vita, non hanno nulla, visto che spargono sostanze tossiche, quindi morte, come dal punto di vista ambientale, come gli stessi inceneritori. E allora chiudo l'intervento dicendo che effettivamente noi dobbiamo, come Consiglio regionale, tutto nelle forze politiche che lo compongono, indirizzare i nostri sforzi verso una politica vera di legalità, di tutela verso le vittime della criminalità, non con manifesti diciamo pseudo-elettorali come leggi a fondo zero o addirittura con provvedimenti che possono in un certo qual modo portare a esasperare soprattutto certe reazioni, certi istinti anche di alcune persone che invece dovrebbero essere tutelate e garantite dal punto di vista della legalità, come dicevo. Allora, il modello lombardo del disinteresse verso le mafie lo lasciamo in Lombardia, noi cerchiamo invece di puntare l'attenzione sulla risoluzione di questi problemi. Ripeto, la Liguria è
una regione ad alto rischio di infiltrazioni mafiose. La Liguria, la provincia di Imperia, effettivamente dati statistici alla mano, è una delle province a più alta criminalità, perlomeno mediaticamente è venuto fuori questo dato, e quindi dobbiamo prenderne atto. Cerchiamo di monitorare il nostro territorio con la massima attenzione, cerchiamo di convocare questo tavolo della legalità con la massima frequenza, perché non deve essere solo anche quello un manifesto, ma deve essere uno strumento reale di controllo e monitoraggio, se no si chiamerebbe in altro modo. Se è un tavolo della legalità, lo dobbiamo fare diventare tale. Grazie.